A pochi chilometri da Corigliano d'Otranto, dove esiste una porta filosofica, c'è il paese di Soleto, casa natale di Matteo Tafuri, filosofo e alchimista lì vissuto tra la fine del XV secolo e quasi tutto il secolo successivo. Tafuri nasce a Soleto l'8 agosto del 1492, poco meno di 2 mesi prima di una data che ha cambiato il volto della storia, ovvero poco prima delle 2 di notte di un fatidico 12 ottobre 1492, quando Rodrigo de Triana, a bordo della Pinta, scorse la costa del nuovo continente, perdendo però l'ingente premio in denaro promesso alla prima persona che avesse avvistato le nuove terre, premio che intascò il buon Cristobal Colon. Ubi maior minor cessat. Ma torniamo in terra di Puglia. Uom dal multiforme ingegno, lo avrebbe definito Omero, dopo essersi laureato a Napoli in medicina e avere completato la sua formazione accademica tra Salamanca e Parigi, novello cincinnato, Matteo Tafuri si ritirò a Soleto, dove creò una sorta di cenacolo esoterico, composto da allievi dediti a studi sulle idee di Platone. Cosimo De Giorgi, affermato studioso salentino, dopo averlo definito un genio enciclopedico, continuò scrivendo: «I ciuchi del suo tempo e del suo paese attribuirono alla stregoneria la potenza del suo genio e della sua dottrina. 1000 fiabe curiose si inventarono su di lui, le quali, se avessero avuto anche un sentor di verità, non sarebbe egli certamente sfuggito alle zampe leonine dell'Inquisizione, in quei tempi così propizi agli arrosti. Ed ora il suo nome giace dimenticato, e fra i ritratti degli illustri salentini che decorano la biblioteca provinciale di Lecce si cercherebbe invano la effigie di Matteo Tafuri, che fe stordire i dotti di Salamanca e di Parigi con la sua immensa dottrina, che si ripari e presto alla inconsulta oblivione». Considerato quasi come una sorta di locale Nostradamus del Salento, Matteo Tafuri ai suoi tempi ha goduto anche di una quasi sinistra fama di veggente, cultore di poco ortodossi studi sulla natura, sull'astrologia, sull'alchimia e, non facciamoci mancare mai nulla, interessato anche alle arti in odor di zolfo. In un dipinto di Lavinio Zappa, pittore di Galatina, raffigurante la Madonna del Rosario, ora conservato nella navata sinistra della chiesa matrice di Soleto, l'alchimista Matteo Tafuri viene raffigurato con il copricapo di colore rosso in uso all'Università Parigina della Sorbona. Il nostro alchimista salentino passa in un lontanissimo altrove il 18 novembre 1584 e viene dapprima sepolto nella chiesetta di San Lorenzo, in Soleto, e successivamente, nel 1672, dopo la demolizione della chiesa, nel monastero di San Nicola. Uomo di cultura, spirito poliedrico, ma non per questo animo eccessivamente mite. Sull'architrave della sua dimora salentina fece infatti incidere il motto «Umile so, et humiltà me basta». Dragon diventerò se alcun metasta. Ovvero, sono umile e mansueto, ma alla bisogna posso diventare un drago. Facendo così capire ai suoi esterrefatti compaesani che se colpito da maldicenze ed ingiurie, ricorrendo alle sue arti magiche, poteva trasformarsi in un poco raccomandabile pericoloso dragone. Chi ha orecchie per intendere, intenda. A Soleto è stato fotografato anche lo stemma dell'alchimista, costituito da una quercia con 2 saette che si scagliano contro l'albero senza però colpirlo. Il tutto sovrastato da un'aquila bicipite, forse retaggio delle possibili origini albanesi della famiglia Tafuri, in seguito alla fuga verso la penisola salentina dopo l'avanzata dei turchi musulmani che stavano invadendo i loro territori. Del Salentin suol gloria ed onore. Lo storico Giovanni Battista De Tomasi così lo definisce poiché il Tafuri è stato veramente uno dei maggiori eruditi presenti nella Puglia salentina tra XV e XVII secolo. Tafuri, appena ventenne, lasciò la sua Soleto e si avviò verso Napoli per studiare medicina e matematica. Dovevano passare molti lunghi anni prima che l'alchimista pugliese tornasse nella cittadina natale per aprirvi una sua scuola, dove insegnò latino e greco insieme a materie più scientifiche quali medicina, fisica e matematica. Frequentarono la sua scuola alchimisti quali Giovanni Tommaso Cavazza, il matematico di Galatina Giovanni Paolo Vernaleone e 2 filosofi, Francesco Scarpa e Quinto Maria Corrado. Ma la sua professione di medico e anche il suo interesse per l'astrologia gli fruttarono l'appellativo di mago, cosa questa che solleva sospetti presso gli ambienti ecclesiastici. Matteo Tafuri, pur essendo assiduo verso gli infermi, come di lui scrissero, dai suoi concittadini, venne ritenuto un mago anche a causa dei suoi interessi verso alcune scienze proibite, quali appunto l'astrologia, e non solo.
La locale curia arcivescovile, probabilmente sollecitata da chi aveva partecipato al Concilio di Trento, osservò le sue mosse e quasi lo costrinse a difendersi da accuse di stregoneria e anche ad affrontare un tribunale da cui però finì sempre per essere dichiarato innocente. Ho molto succintamente tratteggiato la figura di questo studioso per mettere in evidenza come quest'area del Salento in passato sia apparsa ricca di testimonianze storiche che riportano sempre a conoscenze esoteriche. Addentrandosi oggi in quella che fu la casa dell'alchimista di Soleto, in una piccola stanza al piano terra si può vedere quel che rimane, non molto purtroppo, degli antichi splendori, e tra cumuli di polvere e oggetti che poco hanno a che fare con le esoteriche ricerche del nostro mago, lì in terra c'è proprio una porta. O meglio, i quattro singoli elementi che a suo tempo, secoli fa, costituivano la porta d'ingresso alla casa del salentino alchimista. Una porta magica ed esoterica il cui ricordo è stato ingiustamente cancellato. Ringrazio il dottor Volterri, autore del libro Porte Magiche volume 2, da cui è stato tratto l'articolo e il materiale fotografico e che mi ha permesso di riportare in vita il ricordo dell'alchimista Matteo Tafuri. Io sono il fantasma del web e se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per restare sempre aggiornati. Attenzione alle porte che attraversate e a presto! Thank you.